Stanno avviando una lunga riflessione, i partiti non si fanno dettare i tempi del rimpasto dal sindaco Giovanni Ruvolo, che invece spinge per accelerare, ed attendono che i tempi siano maturi. Un'attesa dettata più che altro come controreazione all'out-out del sindaco, che entro martedì avrebbe voluto i nuovi nomi per la giunta. I tre alleati, o meglio i due alleati PD e UDC, adesso con una sorta di battito d'ali decidono di capovolgere la situazione e dettare tempi e condizioni. Accogliendo le proposte del primo cittadino per valutarle all'interno dei nuclei dirigenziali, e non saranno prese più come verbo rivelato. Dal canto suo Ruvolo vorrebbe chiudere la partita per una serie di motivi. Intanto gli assessori attuali, che vivendo in un limbo, più poeticamente come coloro che sono sospesi, pare si occupino soltanto dell'ordinaria amministrazione in attesa che il loro destino si compia. Pare infatti che anche un assessore abbia addirittura telefonato al segretario del proprio partito dicendo che sino a che non conoscerà il suo futuro non firmerà più nessun atto di grande importanza e responsabilità. Il primo cittadino, convinto di archiviare l'esperienza di giunta, vorrebbe riprendere la marcia a pieno ritmo. Ma il nodo della questione non è tanto chi saranno i nuovi, quale sarà la composizione, rimarrà lo schema 2-2-2, che pare essere invece il più assodato, e con Sicilia Futuro ormai fuori, con un contentino che, ben informati dicono, che non sarà gradito ai vertici del movimento, tanto invece la decisione di restare o addirittura andare via. Infatti alcune riunioni e di molte conversazioni informali più volte è stato ribadito che il vero vulnus di questa amministrazione sono i vertici burocratici. Pare sia tornata in ballo la questione segretaria generale, alla quale da più parti, soprattutto della politica, vengono attribuite grosse responsabilità sulla paralisi amministrativa. E adesso il sindaco dovrà confrontarsi anche con una richiesta di rigenerazione dei vertici burocratici, che arriverà dagli alleati e che sarà considerata non di secondo piano rispetto al rimpasto. Adesso i partiti hanno deciso di alzare il tiro.